Bene, completiamo la parte sul campo magnetico con rivedendo un concetto chiave. Perché? Chiave perché? Perché sarà una delle quattro equazioni di Maxwell che sono praticamente il punto nodale, il cuore del programma di fisica di quest'anno. Allora, rivediamo solo velocemente, fatemi scorrere le diapositive finché non arriviamo al punto sulla circuitazione, che era questa, ecco. La rivediamo, ditemi se sono troppo veloce, eh. Non ripeto. La circuitazione l'avevamo in realtà introdotta quando abbiamo parlato del campo elettrico, del campo elettrostatico. Perché? Perché è un concetto legato al lavoro che la forza elettrica fa su una carica immersa in un campo. Abbiamo visto a quel punto che se ho una particolare forza, indipendentemente da come è fatta, ma che ha la seguente caratteristica, allora dico che la forza è conservativa. Immaginate di calcolare il lavoro che la forza, in questo caso quella elettrostatica, svolge quando un oggetto su cui la forza agisce, qui abbiamo la carica elettrica, compie un percorso chiuso. Indicarlo con le mani. P1, P3, i punti sono ordinati in modo strano, P1, P3, P4, P2, P1. Okay? Questo è un percorso chiuso, dove il punto di partenza coincide con quello di arrivo. Ok? Se osservate bene e se ricordate come è fatta la forza elettrica nel caso di due particelle cariche isolate, immaginate che il resto dell'universo non esista, sulla carica più grande agisce la forza a causa del fatto che esiste la carica più piccola. E la forza vale K volte, costante di Coulomb, il prodotto delle cariche diviso la distanza al quadrato. Ok? Nei due tratti che sono due archi di circonferenza, c'è quello P1, P3 e P4, P2, la forza non cambia, perché nella sua espressione non cambia niente, le due cariche sono sempre quelle, K è sempre quella e la distanza è la stessa, perché sono tutti punti alla stessa distanza dal centro, che è un arco di circonferenza. Quindi qui il tratto, calcolare il lavoro fatto dalla forza è facile, basta fare l'intensità della forza per la lunghezza dello spostamento. Ok? In questo caso il lavoro è ancora più semplice da calcolare perché? Perché non solo la forza non cambia, ma è perpendicolare allo spostamento e quindi il lavoro è nullo. Ricordate che il lavoro è prodotto scalare tra forza e spostamento. Ok? Quindi in questi due tratti, P1, P3 e P4, P2, il lavoro è zero, perché forza e spostamento sono perpendicolari. Viceversa, nel tratto da P3 a P4 e da P2 a P1, forza e spostamento hanno un angolo o di 0 o di 180 gradi. Okay? Qui se le due cariche sono dello stesso segno, la forza è repulsiva, quindi nel tratto P3 e P4 spostamento e forza sono opposti, l'angolo di 180 gradi. Nel tratto P2 e P1 le due forze, forza e spostamento sono paralleli ed equiversi. Ok? Però qui nel tratto P3 e P4 la forza cambia punto per punto. Quindi il prodotto forza per spostamento devo in realtà per poterlo calcolare suddividerlo in tanti piccoli pezzettini, in n piccoli tratti, in cui la forza cambia talmente poco che posso assumere la costante. Parlo di spostamenti infinitesimi, per questo c'è questa d. Questa dr è un infinitesimo, è uno spostamento infinitesimo. E questo è un differenziale, concetto che mi auguro non vi giunga nuovo. Mi sbaglio? Perfetto. Quindi ho tantissimi piccoli lavori differenziali, cioè infinitesimi, che sommo fino a formare
il lavoro completo, da A a B. D'accordo? Questo tipo di somma di grandezze infinitesime si chiama integrale. E non so se l'avete già cominciato a trattare, ma lo farete a breve. E assume, siccome questa forma di curiosa è una S stirata, che sta proprio per somma. È una somma di infiniti termini infinitesimi. Programma di matematica di quest'anno a breve. Ok? In sostanza, cosa mi preme che vi arrivi come messaggio? Che posso, anche se la forza cambia punto per punto, ho uno strumento matematico che mi risolve il problema, che mi dice, guarda, il lavoro da P3 a P4 lo calcolo in questo modo. Si può fare. Ok? Dal punto di vista della fisica mi interessa anche qualcos'altro. Osservate che questi due P3, P4 e P2, P1 sono due tratti radiali della stessa lunghezza. D'accordo? Quindi, per ogni punto nel tratto P2, P1 a una certa distanza da Q piccolo, ce n'è uno corrispondente nell'altro tratto. Ok? In quei due punti le forze sono le stesse. Cambiano solo i versi degli spostamenti. Uno è in avvicinamento alla carica Q piccolo, l'altro è in allontanamento. Quindi ogni singolo lavoro infinitesimo, in un tratto e nell'altro, ha lo stesso valore ma versi opposti. Di conseguenza, il lavoro per andare da P3 a P4 e da P2 a P1 sono opposti e si cancellano nel totale. Quindi il lavoro svolto dalla forza elettrostatica per spostare la carica Q grande lungo il percorso P1, P3, P4, P2, P1 è zero. Quando questo succede, quando ho una forza che svolge lungo un percorso più sul lavoro nullo, dico che quella forza è conservativa, che è il caso della forza elettrostatica, quella di Coulomb. D'accordo? Si può generalizzare questo concetto perché beh, il lavoro dipende dal prodotto carica per campo per spostamento. D'accordo? Se divido il lavoro per la carica Q piccola, ho quello che chiamavamo il potenziale. Okay? E il potenziale in questo caso non è altro che il lavoro svolto per unità di carica o se preferite. Il lavoro svolto per carica unitaria e quindi dal campo. Quindi il famoso percorso che vedevamo prima, cioè la somma di tutti i tratti che li vedete come dei tratti radiali o tangenziali nel caso della carica puntiforme, si può generalizzare a percorsi qualsiasi. Il lavoro svolto dalla carica elettrostatica non dipende dal percorso. Ok? È lo stesso a parità di punti iniziali e finali. E quindi in un percorso chiuso è sempre zero. Perché svolto in un senso e svolto nel senso opposto ha segni opposti che si cancellano in totale. Questa idea, l'idea di calcolare il lavoro lungo un percorso chiuso, prende il nome di circuitazione, in questo caso della forza. Se divido la forza per carica, ottengo il campo e quindi posso parlare di circuitazione del campo, in questo caso elettrostatico. E il campo elettrostatico eredita dalla forza elettrostatica questa proprietà, la vera circuitazione nulla. Cioè, se considero il prodotto scalare tra campo e spostamento lungo un percorso chiuso, in qualsiasi situazione in cui, attenzione, è un campo elettrostatico, sottolineo statico perché a breve avremo una visione un po' diversa, ok? Allora sono sicuro che la circuitazione è nulla. E questa è una proprietà importante del campo elettrostatico. Questa è quella che fa sì che possiamo usare la seconda quella legge delle maglie nel caso dei circuiti elettrici. A molti sotto c'è questo. Ok? È chiara l'idea? Che cosa succede nel caso magnetico? Posso immaginare di andare a vedere la situazione che ho se invece che il campo elettrico mi occupo del campo magnetico.
Attenzione però, come osservavo, non mi ricordo più la volta scorsa, nel caso del campo magnetico, ok? Qui le parole sono importanti. Queste linee sono le linee di campo magnetico, non le linee di forza. Normalmente si confondono le due. Si può parlare sia di linee di campo che di linee di forza. Nel caso magnetico la distinzione è propria, cioè fondata. Perché? Perché la forza non è diretta come il campo. La forza magnetica è sempre perpendicolare al campo. Quindi quei circoli che si disegnano attorno al filo percorso da corrente sono linee di campo magnetico, non linee di forza. A. B. La circuitazione del campo magnetico quindi non è legata all'idea del lavoro che il campo o la forza magnetica svolge su una carica. Perché? Perché, datosi il fatto che qualunque spostamento io faccia, in qualunque situazione io mi trovi, dove ho un campo magnetico e una carica che si muove nel campo, la forza che agisce sulla carica, forza di Lorentz, e il campo e la velocità della particella sono sempre mutuamente perpendicolari. Siccome la forza è perpendicolare allo spostamento sempre, il lavoro è nullo sempre. Cui, come dire, legare la circuitazione al lavoro del campo magnetico è un'ingenuità, è superfluo. Ok? E il valore della circuitazione del campo magnetico non è legato al fatto che il campo magnetico sia o non sia conservativo. Un tempo si diceva, siccome la circuitazione non è nulla, il campo magnetico non è conservativo. Questo, ahimè, è falso. Perché il campo magnetico è 1.000 volte più conservativo di quello elettrico. Perché non solo il lavoro svolto dalla forza magnetica in un percorso chiuso è nullo, ma è nullo in qualsiasi spostamento, non solo in uno chiuso. Perché forza e spostamento sono perpendicolari. Rimane però utile, e a breve vedremo il perché, considerare la circuitazione anche nel caso del campo magnetico. Ok? Consideriamo un caso semplice, quello nella figura, il caso di un filo rettilineo infinito. Infinito significa, trascuriamo quello che succede ai bordi del filo. In quel caso ho un campo magnetico che ha struttura circolare, cioè le linee di campo sono circonferenze, che si trovano in un piano perpendicolare all'asse, alla retta formata dal filo percorso da corrente, e sono orientate secondo la regola della mano destra. Metto il pollice nel verso della corrente, le dita mi danno l'orientazione delle linee di campo. L'intensità del campo è legata a questa relazione, proporzionale alla corrente, diviso inversamente proporzionale alla distanza dal filo carico, e quindi lungo ognuna di queste linee di campo l'intensità del campo è la stessa, perché sono circonferenze centrate nel filo, quindi R non cambia, I non cambia, è tutto costante. Lungo la circonferenza della linea di campo il campo è lo stesso. Ok? Quindi è facile calcolare la circuitazione. Immaginate di prendere spostamenti sempre tangenziali alla linea di campo, fate il prodotto scalare tra campo e spostamento e sommate tutti i contributi. Qui non c'è bisogno di dividere il percorso in tanti piccoli infinitesimi, perché il campo è lo stesso dappertutto, è una costante lungo la linea di forza, la linea di campo. Ok? La lunghezza del percorso è 2π greco r, la lunghezza della circonferenza. Ecco perché qui c'è il 2π greco nella legge di prima, perché così si semplifica. E la circuitazione del campo magnetico vale mi zero per la corrente. Quale corrente? Beh, la corrente, qui la vedete nella figura, che attraversa il mio percorso, detto proprio in soldoni. In termini tecnici si parla di corrente concatenata. Okay. Che significa questo? Significa scelgo un percorso lungo il quale calcolare la circuitazione. Ok?
Questo percorso è il bordo, lo penso come bordo di una superficie, in questo caso un cerchio. Qui dentro, in questo termine I, contano tutte le correnti, la cui percorso, la cui traiettoria, il cui tragitto, intersecano questa superficie. In quel caso la corrente è concatenata. Punto primo. Punto secondo, in che termine è concatenata? Conta come un verso positivo se con la regola della mano destra, questa risulta orientata come il pollice, quindi mettete le dita della mano destra orientate come le linee di forza, quindi come il verso di percorrenza del percorso. Se la corrente è diretta come il pollice, conta col segno più. Se è diretta in senso contrario, conta come il segno meno. Ci sono due modi di concatenare, col segno più e col segno meno. Questo lo vediamo meglio nel prossimo disegno. Qui vedete il disegno simile a quello prima visto da sopra. Qui in blu abbiamo la circonferenza che dà la linea di campo e qui ho un percorso diverso che è indicato con la lettera M. Questo qui in giallo, arancione, non so come lo vedete. Questo percorso ha concatenato la stessa corrente, anche se non è più un percorso circolare. Si può dimostrare, con un pochino di matematica, che il risultato della circuitazione è lo stesso, dipende solo dal fatto che il percorso di prima, quello circolare e questo, abbiano concatenato la stessa corrente. Quindi se io immagino una superficie, proprio un ritaglio, un pezzo di carta, e lo metto, faccio in modo che abbia come, ho perso il, eccolo qua, abbia questo circuito come bordo, se la mia corrente perfora quella superficie, allora è concatenata, se no, no. E se è concatenata, entra in questo calcolo. Se invece uso questo percorso, il percorso N, quello che c'è sulla destra, questo è un percorso, se volete, anche un po' più facile, ma qui non ci sono correnti concatenate. La corrente passa qua. Questa corrente non fora questa superficie. Quindi non entra in questo calcolo. Quindi in quella situazione sulla destra della figura, figura B, se faccio la circuitazione di B lungo questo percorso trovo zero, perché non ci sono correnti concatenate. È chiaro il senso? Quindi diversamente dal campo elettrostatico, il campo magnetico in generale ha circuitazione non nulla. Mentre il campo elettrostatico, qualsiasi percorso che io faccia, la circuitazione è sempre zero, nel caso magnetico la circuitazione in generale non lo è, ma è pari a μ0 volte la corrente concatenata. μ0 che sono nel vuoto. D'accordo? Qui abbiamo altri esempi di circuiti. Figura A, B e C. Figura A. Vedete il senso di percorrenza della figura del circuito. Calcoliamo la circuitazione lungo questo tratto tratteggiato, scusate il gioco di parole. Allora, qui la corrente è di 3 ampere rispetta la convenzione della mano destra, quindi è contata col segno più. Così anche quella da 4 ampere, ma quella da 5 no. Quella da 5 ha il segno opposto. Quindi nel calcolo algebrico delle correnti concatenate entrerà col segno meno, così come quella di 2 ampere, questa qui. Quindi qui la corrente concatenata è più 3 più 4, ma meno 5 e meno 2, che fa 0. Quello che conta è come nel teorema del flusso di Gauss. Quello che conta è la somma algebrica delle cariche interne. Qui è la somma algebrica delle correnti concatenate. Contano col segno positivo quelle che rispettano il verso della mano destra, se invece il verso è opposto, contano col segno meno. Ok?
E così analogamente negli altri casi, nella figura B, la 5A e la 4A sono fuori del circuito, quindi non sono concatenate. Qui conta solo quella da 2A, con il segno positivo perché qui l'orientazione è dall'altra parte. Idem nella figura C. 7 conta in senso positivo, 5 anche e 3 in senso negativo. Ci vuole un po' di pratica. Tutto chiaro fin qua? No, veniamo al nodo di oggi. Cosa ce ne facciamo? Perché è importante la circuitazione? Abbiamo visto già all'inizio, quando abbiamo introdotto il campo magnetico, che posso produrre, usando una corrente elettrica, effetti magnetici. Qui c'è per esempio un particolare configurazione del filo percorso da corrente che è avvolto lungo una struttura cilindrica. Questo tipo di avvolgimento, cioè immaginate il filo lungo della corrente, lo avvolgete proprio a formare un rocchetto. Si chiama solenoide. Ok? E questa è la struttura del campo magnetico che ottenete se ottenete questo solenoide percorso da corrente. Qui sotto c'è una foto delle linee di come si dispongono le armature di ferro in presenza di corrente in questi avvolgimenti. Questo l'avevamo anche in laboratorio tempo fa, adesso ahimè è inaccessibile. Si buttava delle armature di ferro su un piano dove c'era l'avvolgimento del solenoide, si faceva passare la corrente e vede proprio che le linee in matura di ferro si dispongono in modo opportuno. Come possiamo calcolare il campo magnetico all'interno del solenoide? Immaginiamo. Buongiorno, Benes, in segreteria. Immaginiamo di avere un solenoide lungo L con n avvolgimenti. Ok? Quindi il solenoide ha una lunghezza L e n avvolgimenti. Se trascuro gli effetti ai bordi, il campo magnetico interno è un campo omogeneo. D'accordo? Fatto tutto di linee di campo parallele. Applichiamo la circuitazione a questo circuito, a questo rettangolo, i lati 1, 2, 3 e 4. Il campo esterno al solenoide è nullo. Se ho un solenoide infinito, il campo magnetico è presente solo all'interno del solenoide. Quindi la circuitazione nei tratti 2, 3 e 4 esterni è zero. Rimane diversa da zero solo quella nel tratto 1 interno. Inoltre, questi due tratti piccolini hanno circuitazione nulla perché sono perpendicolari al campo. Vi ricordo che la circuitazione è il prodotto scalare campo spostamento. Quindi qui ho una circuitazione che vale B, intensità del campo interno, per la lunghezza di questo tratto che è L piccolo. Di conseguenza uso la legge di Ampère, che mi dice che la circuitazione del campo B lungo il percorso C vale il numero delle correnti concatenate, cioè quante volte il filo fora questo rettangolo. Beh, se ci sono in totale n spire sulla lunghezza L grande del solenoide, il numero di correnti concatenate a questo tratto sarà proporzionale alla lunghezza L piccolo o anzi B, scusa, questo è B, alla lunghezza B del mio rettangolo. Quindi ho a sinistra n su L B piccolo mi 0i, a destra B volte B grande, quindi la lunghezza di questa distanza, questa qui in realtà, per il campo. I due B piccolo si semplificano e ho che il campo magnetico all'interno del solenoide vale mi 0
per la densità di avvolgimenti, quindi il numero di avvolgimenti diviso la lunghezza del solenoide, per la corrente che attraversa il solenoide. Questo è un risultato tutto sommato semplice da ottenere utilizzando la legge di Ampère. Se non uso la legge di Ampère, devo fare un integrale doppio, che è una cosa piuttosto complicata. Ok? La legge della circuitazione del campo magnetico, così come per esempio la legge di Gauss nel campo elettrico, permette di trovare l'espressione, la formulazione del campo elettrico, del campo magnetico, in particolari situazioni di simmetria. Ok? E permette di aggirare, di evitare lunghi e noiosi calcoli, okay? Oltre ad avere un significato fisico profondo che vedremo a breve. Un'altra situazione è quella che ho quando, anziché essere rettilineo, il solenoide è chiuso, è piegato su se stesso, a forma di ciambella, se preferite. Questa tecnicamente in matematica si chiama toro. Questa forma di tubo piegato su se stesso si chiama toro o toroide. Ok? Qui anche posso calcolare il campo magnetico all'interno di questo avvolgimento toroidale utilizzando la legge di Ampère. Allora, qui consideriamo, se guardate la figura D, qui ho 1, 2, 3 circuiti possibili. In quello più piccolo, quello interno, sto parlando della figura D, ecco, la circuitazione è nulla. Perché? Perché non ci sono correnti concatenate. La circuitazione è zero. In quello esterno, idem. Perché? Perché tante correnti percorrono concatenate, sono concatenate in un senso, tante nel senso opposto, il totale è zero. L'unico percorso che mi dà circuitazione non nulla è quello dentro il solenoide. Ok? E quindi la circuitazione del campo magnetico nel toroide sarà mi zero per n volte n avvolgimenti per la corrente in ciascun avvolgimento. Ma qui ho B, campo magnetico a distanza r dal centro, uguale 2 pi greco r è il percorso, la lunghezza del percorso di integrazione. E quindi nel caso di questo particolare tipo di solenoide chiuso su se stesso, chiamato toroide, avrò un campo magnetico che è proporzionale a quanti avvolgimenti formano il mio toroide, alla corrente che passa in ciascun avvolgimento, diviso 2 pi greco r, quindi più mi allontano dall'asse del toroide, più il campo è debole. Eccolo qui. E anche questo è un risultato tutto sommato algebricamente semplice da raggiungere utilizzando la legge di Ampère. Questo sul libro non c'è, il toroide sul testo non c'è. Ok, fin qua. Ci sono domande? Abbiamo ancora un punto da vedere. Abbiamo visto che è possibile produrre un campo magnetico utilizzando la corrente elettrica. Si chiamano elettromagneti. D'accordo? Questo mi permette di interpretare i fenomeni che si verificano in relazione al campo magnetico all'interno della materia. Questo è un punto importante. Possiamo immaginare, prego? Possiamo immaginare la struttura atomica, ad esempio, dell'atomo di idrogeno in questo modo. Ho una particella inquieta al centro, il nucleo, carico positivamente, e l'elettrone che gli orbita attorno. Questa è una visione un po' ingenua, perché in realtà l'orbita non esiste, sono gli orbitali, ma insomma, in questo contesto può funzionare. Ma il moto dell'elettrone attorno al nucleo costituisce una corrente. Quando ho cariche che si muovono di modo ordinato, ho una corrente elettrica e quindi questo
tipo di processo, cioè il moto orbitale dell'elettrone attorno al nucleo, è una spira, si comporta come una spira percorsa da corrente, quindi produce il suo campo magnetico. Poi c'è suggerito un esercizio che si vi propone di calcolare il campo magnetico al centro. D'accordo? E quindi in quanto spira, vi ricordate, l'avevamo visto la volta scorsa, ha un suo momento magnetico, che vale la corrente per l'area della circonferenza percorsa dall'elettrone. Ok? Qui è un caso, questa è una visione, ripeto, è semplicistica, in realtà la meccanica quantistica la vede in modo molto diverso, ma per quanto ci consta possiamo accontentarci di questa schematizzazione. È chiaro che se ho atomi più complessi, non è detto che tutti gli elettroni si comportino nello stesso modo. Se un altro elettrone gira in senso opposto, bilancia, anzi annulla, il momento magnetico che avrei nell'atomo di idrogeno. Ok? Per cui, per esempio, nell'elio, che ho due elettroni che girano intorno, i due si bilanciano e ho un momento magnetico nullo. Per cui l'atomo di idrogeno non si comporta come una calamitina, invece l'atomo di idrogeno sì, si comporta come una spira percorsa da corrente, come un piccolo magnetino. E così via, qui abbiamo una tabella con diversi momenti magnetici di atomi diversi. Prego. Tutti i gas nobili sono, hanno quella caratteristica dell'avere. No, dipende dalla loro struttura, dipende dalla forma degli orbitali e dall'orientazione. Non è detto che sia zero a priori, può essere zero. Cosa succede dal punto di vista microscopico? Che questi piccoli magnetini all'interno della materia in generale sono distribuiti a caso, ok? Avranno orientazioni che possono essere di qualsiasi tipo. Nel caso invece che si riescano ad allineare, per motivi diversi che vedremo dopo, allora l'effetto magnetico diventa macroscopico. Immaginate tante piccole spire, qui le avete in sezione in questa figura, ok? Dove ogni spira praticamente fa sì, produce un effetto magnetico che viene bilanciato dalla corrente immediatamente a lato. Le uniche parti di corrente non bilanciate sono quelle sui bordi. Per cui immaginate che questo materiale abbia tutti i piccoli magnetini microscopici orientati nello stesso modo, questo si comporta in modo equivalente a quello che avrei se avessi una spira grande della stessa forma della sezione del mio materiale. Quindi questa corrente è non bilanciata ed è quella che produce l'effetto magnetico a livello macroscopico. D'accordo? Se questi elementi in realtà invece che essere tutti allineati sono disordinati, ho un materiale che di suo non è magnetico, ma può diventarlo. In quale caso? Se io lo immergo in un campo magnetico esterno. Abbiamo già visto che se ho, nel caso della spira, nel campo magnetico, quella che abbiamo anche nel motore elettrico, se metto una spira percorsa da corrente in un campo magnetico, il momento magnetico della spira tende ad allinearsi a quello esterno. E quindi un campo magnetico esterno è in grado di dare una direzione preferenziale ai piccoli magnetini microscopici e quindi produrre un effetto macroscopico. D'accordo? Questo effetto, l'effetto di un campo magnetico esterno, si misura con questa grandezza, μr, che prende il nome di permeabilità magnetica relativa. μ0 è quella del vuoto, μr è quella relativa, cioè prendo una zona di spazio, misuro il campo magnetico in assenza di materia, ottengo B0, ci metto del materiale, misuro di nuovo il campo magnetico nella stessa posizione, ottengo B. Il rapporto tra il campo magnetico B nella materia e B0 nel vuoto nella stessa posizione prende il nome di permeabilità magnetica del vuoto, del mezzo, del materiale, μr. Ed è un numero puro perché è un rapporto tra campi. Ok?
in relazione a questa grandezza, cioè all'effetto che ottengo nella materia in presenza di un campo magnetico esterno, ci sono tre classi di materiali. Nel primo caso ho materiali detti diamagnetici, cioè il campo magnetico con cui la materia reagisce va a diminuire il campo magnetico totale, per cui ho una permeabilità magnetica relativa leggermente più piccola di 1. Parlo di materiali diamagnetici. Altro comportamento, se invece il campo magnetico nel materiale è leggermente più intenso di quello che avrei nel vuoto, allora parlo di materiali paramagnetici. Questo è il caso che ottengo quando magnetizzo un materiale che altrimenti non lo sarebbe. È legato all'irradiamento di quei famosi magnetini microscopici. Ma se considero materiali come per esempio il ferro, i materiali ferrosi, il nickel, il cobalto, l'allineamento dovuto al campo esterno è molto più intenso. Perché? Perché di suo, tra un attimo lo vediamo, il materiale di quel tipo ha già delle regioni dove i magneti sono allineati. Il campo magnetico esterno non fa altro che estendere queste regioni. Si chiamano domini magnetici. In questo caso, MR può raggiungere anche valori attorno ai 100.000, cioè l'effetto è molto, molto intenso. Parlo di materiali ferromagnetici, non per niente c'è la parola ferro. Ecco, qui vedete in zone macroscopiche in cui la materia è già magnetizzata di suo, solo che questi domini magnetici sono orientati a caso. In caso di io ci aggiungo un campo magnetico esterno, si allargano le pareti dei domini paralleli al campo magnetico esterno, per cui si ampliano i domini. Qui c'è una foto, questa è un'immagine reale, dei domini, vedete come sono fatti, dei domini magnetici in un materiale ferromagnetico. Per questa ragione il ferromagnetismo ha una MR così elevata, perché in realtà il materiale di suo è già ferromagnetico, è già magnetizzato. È chiaro che una struttura di questo tipo viene cancellata quando aumenta la temperatura, perché la fissazione termica, anche a livello microscopico, cancella l'ordine introdotto dal campo magnetico esterno o la magnetizzazione naturale. Se io prendo una calamita naturale e la scaldo, dopo un po' il magnetismo, dopo una certa temperatura, il magnetismo si perde, non è più una calamita. Ok? E se la raffreddo, non riacquista più il magnetismo di partenza, solo una piccola parte. Lo riacquista solo se la raffreddo in una situazione come questa, dove c'è già un campo magnetico esterno. Perché raffreddandosi, i magnetini naturali si orientano come il campo magnetico esterno. Okay? Ecco perché questo tipo di informazione è fondamentale, per esempio, per la storia geologica della Terra. Perché? Perché se io vado a fare una stratigrafia delle rocce sulla Terra e esamino com'è disposta le strutture microscopiche dei domini magnetici di quel materiale, ricostruisco l'andamento del campo magnetico terrestre, perché quella era roccia fusa, vulcanica, che si è solidificata, e solidificandosi rimane traccia del campo magnetico terrestre presente all'epoca della solidificazione. E quindi posso ricostruire la storia geomagnetica della Terra, milioni di anni fa. Okay? Per cui, per esempio, è dimostrato che la polarità terrestre si è invertita almeno una ventina di volte nell'arco del corso della Terra. 20 volte. Mi sembra di ricordare. Ci sono domande?
Abbiamo finito. Cosa abbiamo visto di importante? Le proprietà del campo magnetico. Agisce su cariche in moto. Il campo magnetico è inefficace su cariche ferme. Ok? È caratterizzato da una struttura bipolare. Non si può, non è stato. In principio sì, ma tecnicamente non è stato possibile isolare un polo magnetico singolo, ma solo dipoli magnetici, cioè una calamite per capirci. Il polo nord e il polo sud sono sempre accoppiati, non c'è un polo nord da solo, un polo sud da solo. Ok? Questa grossa differenza col campo elettrico. Il campo magnetico influenza correnti elettriche ed è prodotto da correnti elettriche. Per caratterizzarlo ho diverse grandezze, una delle quali sono la grandezza che abbiamo visto oggi in dettaglio, la circuitazione. Inoltre la materia ha comportamenti diversi, anche molto diversi, in relazione a un campo magnetico esterno. Ok? Questo è in sostanza quello che mi premeva a sottolineare oggi. D'accordo? Bene. Detto questo, ci possiamo fermare.